La mano destra di Maria indica al pellegrino la via della salvezza, il figlio di Dio. La madre posa lo sguardo sul bambino con il corpo lievemente piegato verso di lui. È un'immagine di intima dolcezza l'icona mariana della Basilica di Santa Maria del Popolo. Posta al centro dell'altare maggiore dal tipico carattere seicentesco, l'icona di stile bizantino, risalente al XIII secolo, fa parte di quelle immagini tradizionalmente dette di San Luca, il cui prototipo viene attribuito direttamente alla mano dell'Evangelista. Con noi l'archeologa Alessandra Milella. Una particolarità di questa icona è che, a differenza dei modelli più antichi, Maria non guarda verso lo spettatore, ma guarda verso il bambino con uno sguardo chiaramente di tenerezza e ha il capo reclinato, tant'è vero che le aureole del bambino e della madre arrivano praticamente a fondersi. Un'altra caratteristica è la posizione del bambino. Il bambino con un gesto solenne, con la mano destra sta benedicendo, è in atteggiamento benedicente come di consueto, ma a ben guardare ha una particolarità che lo caratterizza e che lo rende sicuramente più umano. Anche in questo caso si tratta di un gesto di tenerezza. Con la mano sinistra il bambino tocca la mano sinistra della madre. Se il ritmo degli spazi all'interno di Santa Maria del Popolo è di tipo rinascimentale, l'apparato decorativo porta il segno di uno dei maestri del barocco, Bernini, che intorno alla metà del XVII secolo donò nuova luce alla basilica. Le cappelle lungo le navate laterali ed il transetto custodiscono opere preziose. In quella della famiglia Cerasi si possono ammirare le tele del Caravaggio, la crocifissione di San Pietro e la conversione di San Paolo. Lungo la navata destra il genio del pinturicchio si rivela nelle due cappelle commissionate gli dai della Rovere. Di fronte sta lo scrigno di capolavori che è la Cappella Chigi, progettata da Raffaello agli inizi del Cinquecento. La decorazione della volta è di grande interesse perché si tratta appunto di una rappresentazione del Cristo creatore del firmamento tra simboli dei pianeti e venne scelto questo soggetto proprio in ricordo, come dire, in onore di un particolare interesse per l'astronomia del banchiere Agostino Chigi. Alla morte del banchiere e alla morte dell'artista, la realizzazione della cappella si interruppe per riprendere solamente dopo circa 150 anni per volere del cardinale titolare della basilica, che era un discendente della famiglia Chigi, il futuro Papa Alessandro VII, il quale appunto chiamò per terminare i lavori un altro importantissimo artista, Bernini, il quale diciamo, lasciò il suo tocco nelle due statue che decorano appunto l'interno della cappella e rappresentano Abacuc e l'angelo e Daniele il leone.